Allora, mi piange il cuore vedere questo pianoforte ridotto in queste condizioni. Daphne, pare che era dall'altro lato, era questo, dall'altro lato. Questo pianoforte. Sì. Ed è stato spostato qui. Non sappiamo da chi. Ecco qui. Allora, siccome questa storia ora obiettivamente è diventata vergognosa, e allora questo pianoforte da oggi da qui deve sparire. Non funziona nulla. Lasciando stare, ora non voglio entrare nel merito del perché questo pianoforte è qui, perché non voglio innescare altre polemiche, però è ovvio che qui è il posto sbagliato. Allora, abbiamo incaricato già i rivenditori di strumenti musicali San Filippo di venire a ritirarlo immediatamente, e tra qualche ora questo pianoforte da qui sparirà. Vediamo anche in che condizioni è, perché io non ho idea. Tenete conto, guardate, i tasti, non funziona niente, ma vediamo che preventivo fanno e lo sistemiamo e lo mettiamo magari alla... lo potremmo mettere alla chiesa Santa Maria Alemanna. Potremmo metterlo là, sì. E così dare la possibilità a chi si vuole, anche se vuole suonare in un contesto diverso, che è un contesto bellissimo, di poter suonare lì. Perché qui obiettivamente non ha senso, visto che questa è la modalità, tranne che si pensi che possiamo fare qua con i guardiani del faro, considerato anche che nessuno se l'è voluto adottare, no. Perché noi abbiamo chiesto, mi pare, un po' qui a chi svolge l'attività qui all'interno, quindi nessuno si è voluto adottare il pianoforte. L'hanno vandalizzato, non so se vandalizzato, ma in ogni caso guardate in che condizioni è anche quella seggiola. Onestamente non mi va più di essere messa alla berlina per questa situazione. Quale sarebbe la soluzione? Lo sistemo un'altra volta, lo metto qua e mi metto a fare il guardiano del faro? Non ho capito. E allora, visto che qua abbiamo anche la presa di posizione di tanti persone che abitano in questo contesto e che è stato anche oggetto di discussione, e allora lo sistemiamo e lo mettiamo alla chiesa Santa Maria Alemanna. Così è stabilito e così è deliberato, come si dice tecnicamente. L'importante è che entro qualche oretta questo pianoforte venga tolto da qui e si chiude così intanto quest'altra vicenda. Considerato che il rispetto di qualche messinese è questo nei confronti anche di questi beni preziosi, che potrebbero avere un senso se c'era il senso civico del rispetto. Però lo metteremo a disposizione di chi lo vuole utilizzare, e lì così è sotto controllo tutto. E ripeto, lo scenario della chiesa Santa Maria Alemanna è bello, e quindi giovani che vogliono dilettarsi in un contesto diverso, lo mettiamo a disposizione, lì si faranno le richieste ufficiali, quindi sappiamo chi lo utilizza e naturalmente l'uso che ne viene fatto e le condizioni in cui viene rilasciato. Quindi chiusa anche questa storia, datemi conferma quando è stato rimosso definitivamente. Aspettiamo la conferma, ma per le 7:30 dovrebbero essere qui gli operai. Quindi entro le 7:30, entro le 19:30 sarà rimosso. Qui ovviamente siamo in attesa di ora acquisire pareri per fare la riqualificazione complessiva, sì. Abbiamo destinato pure le risorse, come già avevamo annunciato, e vediamo così se entro Natale ci può essere un restyling complessivo della galleria, perché era l'impegno che avevamo preso e le risorse l'avevamo già allocate. Parleremo ora con Caminiti e sollecitarlo per vedere di definire con l'assessore Caminiti anche questo progetto di riqualificazione, in modo tale da dare almeno nuovamente splendore a questa magnifica galleria. Vi saluto.